Ascoltami. La ferrovia dovrà passare proprio attraverso la tua tenuta e non c'è niente al mondo che tu possa fare per fermarla. Ma lei mi dà un dollaro a lettera, io l'ho pagata $15 a lettera a suo tempo. E poi c'ho la casa, il granaio, il raccolto. Non ti resta che prendere o lasciare, ma se non vuoi vendere non ci rimane che chiamare in causa il governo. La terra ti verrà confiscata e tu non ci prenderai niente. Beh, se è così che preferisci. Che devo fare? Io non lo so. Signore! Signore! Eccola che viene. Signore! Beh? Allora, se è così che fanno le cose... Ah, ora comincia a ragionare. Sai scrivere? No, signore. Tieni. Metti una croce in questo punto. Le parlo come può parlare un amico. Se lei non vende, il governo si prende tutto. Le conviene quindi, per evitarsi seccature, di firmare qua. Ma è così poco, $2 all'ettaro. Ma se non c'è altra via d'uscita? Non firmare, mamma, ascoltami. Parliamo a un avvocato. Oh, non farmi perdere più tempo. Oh, vediamo un avvocato, mamma. Andiamo in città stasera e vediamo il giudice Harvey. Ci consiglierà lui. Aspetta, no, per su, ma che cosa serve, mamma? Ma questo aspetta. È qui che lei deve... Non ci sarà niente di male a consigliarci prima con qualcuno. Non le rincresci aspettare fino a domani? Beh, non vi servirà proprio a niente, ma faccia un po' come crede meglio. Restiamo buoni amici? Ma sicuro. Hai voluto mettere il pezzo, lasciatelo stare! Volevi tirare sul pezzo! No. Oddio, lasciatelo stare! Non fategli male! Firma, firma! Mamma, subito. Non firmare! Firma. Lasciatemi stare! Firma. Mamma, non firmare! Firma. Ecco, firmi qui, signora. Firma. Buongiorno. Ho detto buongiorno. Ah, buongiorno. Come ti chiami? James, Jesse James. E tu alla tenuta? No, è di mamma. Ah, ora dov'è? È in casa. Grazie. Signora. È lei la proprietaria di questa fattoria? Sì, sono io. Io mi chiamo Barshi, sono agente delle ferrovie. Noi dovremmo attraversare questa zona. Sì, lo so. Devo far mettere tutte le firme a questo contratto. Ora, se lei vuol segnare il suo nome qui sotto. Per niente? Oh, no, $1 a lettera come paghiamo a tutti gli altri. La legge? Saranno tutti trattati allo stesso modo, $1 a lettera. Mi sembra un po' poco, vero? In questo non c'entro, ma di più non le daranno, sicché tanto vale firmare subito che farlo più tardi. Così, su due piedi? Senta, signora, non posso mica star qui tutto il giorno. O lei accetta le condizioni che io ho offerto a tutti, o non avrà niente. La sua terra ce la prenderemo lo stesso. Ma io non posso firmare questo foglio se prima non ne parlo con un avvocato. E lei vuole che io perda tempo ad aspettare il suo signor avvocato? La sua terra non è diversa da quella degli altri. Ad ogni modo è inutile discutere. Io adesso quella roba non la firmo. Badi, signora, io non voglio aver guai con lei. Non ha sentito, ha detto di no. Ha detto che non vuol firmare. E tu chi sei? È mio figlio, Frank. Ah, tu che sei così bravo, ti piacerebbe che il governo ti confiscasse la terra e te la portasse via senza darti un soldo? Affatto. Allora è bene tu capisca che io ti faccio un favore nell'offrirti $1 all'ettaro. Non voglio favori. Forse ti piacerebbe andare in tribunale? Forse sì. Fate come preferite. E va bene. Restiamo buoni amici? Frank! C'è poco da fidarsi, eh? Ah, sì. Addosso, ragazzi! Oh, Frank! Frank! Non ho paura. Non gli salterete addosso tutti insieme?
Mettetevi spalle al muro voi altri e tenete le mani fuori dalle tasche. Vuoi dargli una sgrullata, Frank? No, Frank, per carità. Tu vada che gli altri non mi saltino alle spalle. Gli altri non ti faranno niente. Vero, ragazzi? Jesse, fermalo, tienilo. Mi dispiace, ha cominciato lui. Oh, ti prego, Jesse, fermalo. Oh, Frank! Frank! Oh, Jesse, fermali, fermali! Misericordia! Mi sembra che per ora ne abbia abbastanza. A chi tocca? Ce la fai a sbrigarli tutti, Frank? Uno per uno li metto tutti fuori combattimento e li ammucchio sotto l'albero. Non voglio che tu ti esponga! Voi altri andate subito via da qui, capito? Hai visto che non c'era da fidarsi? E ora levatevi dai piedi, tutti quanti! Su, muovetevi! Saltate! Ma la tua terra ce la prendiamo lo stesso, ricordi? Mi sento bene ora. Che ti è successo, mamma? Non lo so neanch'io, non ho visto più niente, sono caduta. Vieni, andiamo in casa. Che cosa hai, mamma? È svenuta. Non è vero, ma mi devo mettere sul letto. È meglio che chiami il dottore. Pinky! Pinky! Venga, signore! Prendi il mulo e vada al dottor Hall, che venga subito! Sì, signore! Ehi, Pinky! Venga, signore! Dopo che gliel'hai detto, avverti tutti i fattori al di qua di Liberty. I signori Cramps, Clayton, Thompson e tutti gli altri. Avremo una riunione importante stasera a casa mia. Che vengano senz'altro appena smesso di lavorare. Sì, signore! E per giunta, se le ferrovie di St. Louis non sanno come i loro agenti stiano truffando i contadini, sarebbe bene che lo sapessero. Virgola. Perché questa è la più sconcia, maledetta, dannata vergogna che si sia mai vista in un paese civile in tutta la storia del mondo. Punto e a capo. Oh, oh. Vedo una grande agitazione. Zio Furio? Eh? Vuoi che io tolga tutte le parolacce, vero? Oh, sarà meglio. Lei vuole che io spicchi dei mandati per la loro cattura? Accuso sia Frank che Jesse James di assalto e tentato omicidio. Peccato che non ci siano riusciti. Jesse? Sì, mi voltavo le spalle. Ah, bel colpo. Se vorrete dare l'autorità a me e ai miei uomini, io non avrò certo più bisogno di voi. Vi porteremo quei mascalzoni stasera stessa. Jesse, è nei guai. No! Che ha fatto? Zio Furio! Sai quelle parolacce che ti ho detto di togliere? Rimetticele tutte! Zio Furio! Zio Furio! Quel che dobbiamo fare è riversare un tanto a testa in quello che possiamo per mandare a chiamare un avvocato a St. Louis. Abbiamo comprato la terra, costruito le case, tirato su il raccolto e se dobbiamo perderli abbiamo diritto a un prezzo onesto. Sicuro, è tempo che qualcuno si muova. Non ci attiriamo guai, Jesse. Non saremo noi a cominciare, mamma. Qui ci vuole qualcuno che conosca la legge, che ci spieghi i nostri diritti e ci insegni a difenderli. Ha ragione, ci vuole un avvocato. Jesse! Frank! Jesse! Frank! Voi due dovete andarvene da qui, hanno già un mandato contro di voi e sono dirette qui. Bisogna che ve la filiate tutti e due. Ho detto a Pinky di tirar fuori i cavalli. A me non mi arresterà nessuno. Io non scappo via. No, no, Jesse, stammi a sentire. E tu diretta al maggiore, Frank. Ma non vi rendete conto che non c'è altra via? Le ferrovie tengono in mano tutta la regione. Hanno la polizia dalla loro, hanno il tribunale, hanno tutto. Un processo sarebbe un guaio. Le ferrovie hanno investito troppo per permettere a due ragazzacci di mettergli un bastone fra le ruote. Avremo bene il diritto di difenderci. Sicuro, mamma. Jesse, fai come ti dice il maggiore. Non dovete far altro che nascondervi finché avrò parlato col governatore, perché siate processati regolarmente. Ma se scappiamo via noi... E come ti dico, dai retta al maggiore, se no saranno guai, ne sono certa. Io non ci reggerei, non sono abbastanza forte. Signor Frank, i cavalli sono pronti al cancello.
Va bene, mamma, così starai più tranquilla. Stai attento, figliolo mio. Ah, non preoccuparti. Tienilo d'occhio, Frank. Ciao, 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 mamma. Ciao, ciao, ciao. Ciao, mamma. Pinky saprà dirvi dove siamo. Pinky. Sì, signore, io so bene dov'è. State attenti, ragazzi! State attenti! Ora, signore, signore, voi andate lungo la strada e aspettateci un po' più giù. Potrebbe esserci un po' di confusione qui. Lasciate fare a noi altri uomini, su, allontanatevi, andatevene giù, via, via, via. Ora voi state bene a sentire, lasciate che sia io a parlare. Sì, maggiore. Eccoli che vengono. Buonasera, signori. Dove sono i due James? Abbiamo mandato contro di loro. Non sono qui, sono scappati. Se volete sapere chi l'ha fatti scappare, sono stato io. Piano, maggiore. Via, via, si levi di mezzo lei. Un momento, signor Bashi. Le do la mia parola d'onore che i ragazzi non ci sono. C'è la sua parola. Fa. Venite fuori, Frank e Jesse James. Venite fuori o vengo io a scovarvi. La loro mamma è a letto, malata di cuore. Voi non potete fare una carica di cavalleria in casa. Vogliamo permettere che questo vecchio somaro ci prenda in giro? Ma se dice che non ci sono. Non ci sono! Ho io il sistema per vedere se è vero. Lex, portami quella bombetta. Maggiore! Il maggiore ha ragione. Se non venite fuori immediatamente con le mani alzate, vi faccio saltare per aria. Non credete a quel che ho detto? Maggiore, possono entrare. Fateli. Visto, c'è qualcuno in quella casa, l'avevo detto. C'è la madre malata! Niente da fare, è morta. Brutto affare, molto brutto. Mi dispiace molto. Beh, dispiace anche a me. Oh, non parlavo della signora James. Lei se n'è andata. È per voi che mi dispiace. Credevo ai miei occhi. Oh, Frank! Come va, sì? Ero tanto in pena per voi altri. Per noi altri? Come stanno tutti? Come vanno le cose? Come sta mamma? Jesse. Mamma, che è successo? Barshi. Vuoi dire che è morta? Oh, Jesse. Bene. Andiamo. Addio, amore. Jesse, non andare tu. Devo andare. Ti prego, non andare. Non posso farne a meno, devo andare. Manda Frank. No, amore. Frank, parlagli. Tu vada a lei. Non mi vuoi? È con me che ce l'aveva, perché sono io che l'ho ferito. Vai pure, ma se tu non l'ammazzi, l'ammazzo io. Passerà molto tempo prima che ci rivedremo, sì. So aspettare. Addio, cara. Addio, Jesse. State attenti che nessuno mi dia noia. Ah, ne ho messi fuori uso più io con l'alcol che voi con le rivoltelle.
Tieni le mani in vista. Barista, conta fino a tre e fila. Sì, signore. Aspetta un momento, Jesse. È stata una disgrazia, te lo giuro. Conta. No, no, ora ti spiego. Io non sapevo che lei fosse in casa. Tieni su quelle mani. Uno. No, no, Jesse! Due. Fermi, prego. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie, signori. In carrozza. Grazie, padre. In carrozza. Continua ad andare finché ti dico di fermare. Che intenzione hai, compare? Che intenzioni vuoi che abbia? È chiaro, voglio svaligiare il treno. Tutto il treno? Rallenta dopo questa curva e ferma al di qua degli alberi, dopo il ponte. Fai un po' tu, amico. Sapeste di che si tratta, fuori i soldi. Seduti! Tenete le mani bene in vista. E il signore che ha buttato il portafoglio nella sputacchiera abbia la bontà di riprenderlo e di pulirlo prima di darcelo. Niente gioielli, signori, denaro. È tutto il denaro che io possiedo. Così impari a non servirti delle ferrovie St. Louis. Grazie, signore. No, signora, non gioielli. Grazie tanto lo stesso. Molto gentile, signore. È un gran bel portafoglio, signore. Grazie molte, signora. E ricordatevi di far causa alle ferrovie per quello che ci date oggi, perché la colpa è loro. Grazie di cuore, signore. Fateli cadere nel sacco e nessuno si farà male. Grazie a lei. Grazie molte. Tenete i portafogli pronti per quando passa il signore. Grazie amico, non ci metto un anno. Grazie di cuore.
Grazie, signore. Grazie mille. Oh. Poi faremo i conti. Grazie. Grazie, amico. Grazie. Grazie. Tutti fermi e nessuno si farà male. Svelto, spegniamo le luci. E poi mi mette una pistola grossa come un cannone qui e dice: amico, consegnaci tutta la posta. Dov'era la protezione che ci avevano promesso? Dov'era la legge? Ehi, un momento. Io rappresento la legge a Liberty, ma non in tutti gli Stati Uniti. Se vuole descrivermi questi banditi... E lei lo sa meglio di me chi era. Jesse James. Chi altro ce l'ha con i miei treni? Chi altro ne avrebbe il coraggio? E certo che è lui, ma non c'è bisogno di gridar tanto. Non sono sordo. Come sta, maggiore? Oh, Jesse, ti stai mettendo nei guai. Ma non lo sai che ti stanno cercando dappertutto? Sicuro? Me lo dai un caffè? Il maresciallo ti sta cercando con 30 uomini, figliolo. Oh, e poi sotto quest'acqua. Poveretti. Non c'è da ridere, Jesse. Sta tranquilla, cara, non mi fermerò a lungo. E secondo me, finché continuano a scorazzare là fuori, questo è il posto più sicuro per me. Già, è vero, siediti. Lasciali in pace. Ma sta rischiando la pelle. Se io riuscissi in qualche modo a farti vedere quanto hai torto. È inutile, cara. Sai come stanno le cose. Io odio le ferrovie. E quando odio bisogna che mi sfoghi. Ah, oh, così mi piace. La gente ormai non sa più odiare come una volta. Sono smidollati. Devo proprio dire che mi piace un uomo all'antica che sa odiare. Sono gli avvocati, sì, sono gli avvocati la causa di tutti i guai. Circa 10 anni fa qui a Liberty non c'erano avvocati e stavamo benone. Uno ammazzava un altro e poi ammazzavano lui. E il maresciallo li sparava tutti. Ed era bella finita. Guardate ora invece, solo qui a Liberty ci sono centinaia di avvocati, migliaia di avvocati. Non si vedono che avvocati. Zio, non ci sono che 2 avvocati qui. Eh? 2? 2 soli? Beh, allora vuol dire che si vedono dappertutto. Mondo Boia ci scrive un articolo di fondo. Roy! Sì, signore. Scrivi un articolo di fondo sugli avvocati. Pronto? Cominciamo al solito, allora. Punto e a capo. Se noi vogliamo un giorno avere legge e ordine nel West, per prima cosa dobbiamo... prendere tutti gli avvocati e ammazzarli come cani rognosi. Punto e a capo. Un giorno ti prenderanno, Jesse. Per questo odio vederti andar via. Perché tutto il tempo penso a te che stai sui monti. Costretto a nasconderti per vivere, senza meta e senza casa. E tutti ti danno la caccia e vorrebbero ucciderti per quella taglia. Oh, Jesse, la notte a volte quando fa freddo e piove, mi sveglio piangendo, perché ho sognato che eri lì morto nel fango. Oh, Jesse, ho tanta paura, sai? Sei la sola persona a cui importi la mia vita. E sei la sola di cui mi importi. Oh, so di essere stato stupido a venire fin qui. Ma solo vedendoti ho capito quanto desideravo vederti. La più dannata vergogna che mai si sia vista. Come va, mio caro amico? Oh... Salute, Will. Io credevo che tu fossi... Cosa? Zia è in casa. Ecco, veramente... Buonasera, Zia. Buonasera, Will. Credevo che tu fossi andato con gli altri.
Infatti sono tornato da poco. L'avete preso? Will, ti presento il signor Howard. Il signor Thomas Howard è un amico di casa. E questo è il maresciallo della polizia, il signor Wright. Fortunato, signor Howard. Piacere. Il signor Howard è di St. Louis. Ah, sì? Sì. Abitavo anch'io a St. Louis. Qual è la sua professione? Armi. Armi e cavalli. Armi e cavalli, eh? No, non l'abbiamo preso. Non si vedrebbe un elefante con questo buio. Zee conosceva Jesse, non gliel'ha detto? Sono cresciuti insieme. Me ne ha tanto parlato che sembra di conoscerlo anche a me. Davvero? Sono buoni, li hai fatti tu, Zee? Ne assaggi uno anche lei. Non voglio dire che non lo sto cercando. Sono ufficiale di polizia e se ci incontreremo in un posto adatto, o lui o io ci rimetteremo la pelle. Sì, sì, capisco. Spero che la smetta di far guai nel mio distretto e che non mi si butti fra i piedi. Zee ne soffrirebbe. In ogni caso. Vedo che lei sa il fatto suo. So quello che devo fare. So il mio mestiere bene quanto lui sa il suo. Per questo dico che la prossima volta o vola la testa mia o vola la sua. Scusa, ho un impegno qui in fondo alla strada. Starò via un'oretta. Potrei ripassare più tardi se il tuo lume è acceso. Va bene, Will. Buonanotte, polemista. Buonanotte, Will. E io non credo che ci rivedremo noi due. Infatti, neanch'io lo credo. Abbia giudizio. Mi sembra che la polizia sia cambiata in meglio da queste parti. Non perdere tempo, va via ora. Forse mi conviene uscire di là. Vuoi spegnere la luce? Non voglio far da bersaglio. Sì. Addio. Per questo che non vuoi sposarmi? Non so che farti, Will. Carichiamolo su quel cavallo e portiamolo in città. Di voi venga un po' qua a darmi una mano. Indietro, levatevi di qui, bambini, non è il posto per voi. Andate da quella parte. No, non è Jesse. Eh no, non c'è riuscito stavolta il colpo. Quella taglia aumenta sempre. Finirà che uno della banda stessa cercherà di fargli la pelle. Già, c'è della gente che scotenerebbe la mamma per molto meno di $5,000. Calatelo giù da questa parte. Amore. Sei bella come ti ricordavo. Oh, Jesse, leggi. Leggi. È stato Will, gliel'ho chiesto io. Ma non posso farlo, sì. Perché no? Sì, io mi fido di Will, ma... Ha dato la sua parola, ha promesso. Ci penserà lui che vada tutto bene. Ascolta, Jesse. Non è soltanto per ora, quantunque il guaio sia grosso. È per quello che ti succederà in seguito, dentro di te, Jesse. Capisci? Sì, lo so, per ora tu sei un eroe ai tuoi occhi e a quelli di molta altra gente. È un duello ormai e le ferrovie sono state le prime. Ma non sarà poi sempre così. Più per te le cose andranno bene e peggiore diventerai. L'uccidere, il rubare ti entreranno nel sangue. Diventerai come una belva, Jesse. Non avrai più altro scopo che uccidere e rubare. Finché un giorno avrai tu la peggio.
E se mai capitasse qualcosa a te, sarebbe come se capitasse a me, Jesse. Oh, amore mio, non c'è altra soluzione. Vieni, arrenditi. Respiriamo ancora liberamente. No, no, non posso. Diventerei matto in prigione. No, non ce la farei. E se invece ce ne andassimo? Non abbiamo altro da dirci. Addio. Ma no, aspetta. Buona fortuna. Hai detto che mi aspetterai. Ti aspetterò per sempre. Mi sposeresti adesso, prima che... Anche oggi, se tu lo vuoi. Mi pare la cosa migliore. Non ti resta altra via. Figlio il prodigo se ne tornò dalla mamma e dal papà. Benvenuti, fratelli e sorella. Grazie. Sedete, accomodatevi da qualche parte. Padre, vorremmo sposarci. Sposarci? Voi non siete scappati di casa, vero? Cosa? Oh, no, no, sono maggiorenni. Ed avremmo anche una certa fretta. Ah, e i tuoi fratelli? No, no, fratelli. Scusa, come ti chiami, sorella? Zerelda Cab. E tu, figlio? Io, Jesse James. Jesse James? Jesse James? Sì, ho dato il dito. Siediti. Sì, signore, non vogliamo noie. Noie? Oh, figliuolo, sei il benvenuto come la pioggia sui fiori. Tu non sai, ragazzo, che io avevo una tenuta che dava 900 quintali di grano prima che le ferrovie me la rubassero. Già, avevo smesso le prediche e mi guadagnavo onestamente la vita quando queste maledette ferrovie mi portarono via la casa. Sicuro, è vero, signor James. Per Giove Bacco, tu non sai, avevo una bella casa. Due granai, tre case coloniche, prima che quei maledetti imbroglioni mi truffassero. Va bene. Siamo qui oggi per unire Zerelda Cobb e Jesse Hudson James coi vincoli del santo matrimonio. Ciao, Jesse. Ciao, Will. Sì, ti avrà spiegato tutto, no? Sono disposti all'indulgenza. A sentir loro sono così contenti di liberarsi di te che ti farebbero anche ispettore delle ferrovie. Quanti anni prenderò? 2 o 3 anni, forse 5, roba da poco. L'unica accusa che ti fanno è per quella vecchia stazioncina sul colle che hai assaltato in aprile. Di quella hanno le prove. Ti ringrazio per quello che hai fatto. Non c'è di più. Andiamo. Buongiorno, giudice. Oh, Jesse. Maggiore.
più armi addosso, vero? No. Bene. Hai scelto la via migliore, figliolo. Le pare? Sai, Jesse, sarà lui il giudice al tuo processo. Puoi fidarti, dunque. E sarò indulgente per quanto la legge lo permette. Quando verrai fuori, la tua fedina sarà pulita. Tutto il passato verrà dimenticato. Grazie, giudice. Allora, Jesse, se sei pronto. Male. Stai tranquilla. Vai. Stai in pensiero? No, oh, non ci penso neanche. Così va bene. Amor mio, moglie mia, marito mio, sono orgogliosa di te, orgogliosa. Addio, sì, addio. Ti aspetterò. Sì, signore, può pure andare dentro. Signor James? Oh. Sono il signor McCoy, presidente delle ferrovie. Sì, la conosco bene, Mr. McCoy. Volevo darle il benvenuto e dirle quanto sono lieto di vederla in prigione. Che sono tutti questi soldati? Il signor Wright, maresciallo di polizia, il signor Clark, pubblico ministero. Tanto piacere. Ebbene? Ebbene, faremo del nostro meglio per impiccare l'amico, naturalmente. Prima o dopo il processo? Tanto per l'omicidio c'è la pena di morte. Non era questo che si intendeva. Si intendeva? Non era questo che aveva detto a me, a James e a sua moglie. Come lo spiego? Senta, Wright, vadi a quello che dico. Quando si ha a che fare con un criminale, ogni mezzo è buono per metterlo in trappola. Jesse è ladro e assassino. Il più famoso bandito è fuori legge in America. Ha bruciato i miei beni, ha salito i miei treni, terrorizzato i viaggiatori. 3 anni fa giurai che sarebbe morto impiccato e per il Dio onnipotente così sarà. Intanto questo non è il modo di trattare che abbiamo qui. Aspetti un po', lei è un poliziotto se non erro. Ma non un porco, gli ha detto tutto questo al giudice? Non sarà necessario. È stato sostituito dal giudice Renchi di St. Louis, che non è tanto sentimentale con i ladri. Arriva stasera, il processo è domattina. Che altro vuol sapere? Un bel trucco, eh? E poiché siamo in argomento, sarebbe bene che lei la smettesse una buona volta di fare l'avvocato difensore e si limitasse all'attività che le compete. Chi? Io? Ogni interferenza da parte sua. Non è per me che dovete preoccuparvi. Che significa? E se Jesse non volesse essere preoccupato? Fa niente, abbiamo... Voi, lascia stare lì. Articolo di fondo sulle ferrovie. Sì, signore. Punto e a capo. Se vogliamo la legge e l'ordine qui nel West, per prima cosa dobbiamo prendere tutti i presidenti di ferrovie e ammazzarli come cani. Punto e a capo. Sì. Dov'è stato lei? Su, nei monti, mi hanno mandato. Dov'è sì? Sì? Già. È uscito. Dove è andata? Ecco, veramente... Non vorrei che questo si risapesse, mi capisce? Ho capito. Se n'è andata su per i monti. Sola? Ecco, non propriamente sola. Era guidata da un negro detto Pinky su una mula detta Stinky. Capito. Ehm.
Al, chi va là? Sono io, Pinky. Va bene, Pinky, che cosa vuoi? Ho una lettera per il signor McCoy. Dammela. Una lettera per il signor McCoy. È sicuro che lui l'avrà? Sì. È il signor McCoy. McCoy. Signor McCoy. È il signor McCoy. Questo processo deve cominciare subito. Il giudice, legga un po' qui. Oh. Oh, beh. Senta. Signor McCoy, se Jesse non è libero per la mezzanotte, verrò io stesso a riprenderlo. Frank James. Beh, abbiamo ancora un'ora e mezza. Ma che faccia di bronzo. Oh. Che ne prende? È per la lettera. Che vuol dire? Io non so se lor signori lo sanno o no, ma ecco, questi due James sono in gamba. Ma insomma, che diavolo vuol dire? Conosco Frank James da molto tempo e quando lui dice che vuol fare una cosa, prima o dopo la fa. Ma che cosa si illude che possa fare? Dice che vuol portare via di qua Jesse. Vorrei che ci provasse. Arresterei anche lui. Ma certo, magari, lei è pazzo. Frank è un uomo molto deciso. Ah. Oh, ha sentito di questa ridicola sfida? Me ne hanno parlato. Lei vuol dire che tutti lo sanno? Tutti quelli che ho incontrato e la considerano una situazione molto interessante. Interessante, ma è inaudito. Che possono fare quattro banditi straccioni? Non sanno che questa prigione è circondata e protetta da tutto un reggimento. Non sanno che potremmo difenderci contro un'armata di banditi. Lo sanno. Ed è per questo che è così interessante. Ah. Ma sanno anche che i fratelli James sono molto tenaci in quello che fanno. Molto. Molto tenaci. È quel che gli ho detto io. Non le ho detto di stare zitto. Ha molti poliziotti? Sei per ora, ma posso chiamare tanti ausiliari quanti ne vuole. Bene. È quel che faremo. Non l'aspetteremo qui con la canaglia. Andremo noi a cercarlo. Ma si può provare. Lei crede che verrà allora? Non crede? Oh, sì, sì, non farebbero stupidi in un caso così. Forse è già per la strada. Ebbene, dunque non perdiamo tempo. Scegliete dei buoni elementi e circondate la città. Dite che lo prendono vivo o morto. Dite che prima sparino e dopo interroghino. Dite che... Le dico io come devo organizzare le ferrovie? Che significa? E lei non dica a me come devo arrestare un uomo. Un momento, maresciallo. Lei dove va? Vado a scegliere gli uomini. Aspetti, vengo anch'io. Ho molto fiuto io nel giudicare la gente. I suoi desideri, capo, sono altrettanti ordini per me. Mettete in moto i vostri uomini, perlustrate la città. È una situazione assolutamente ridicola, ma non voglio nessun rischio io. Molto, molto tenace. $5, 1-3 che viene. $10 non viene. $12 scommessa pari. Metto $10, 1-5, che Frank James dà una botta in testa a McCoy. $10, permesso. Dammi il martello. Signori, ho bisogno di uomini, uomini di fegato, che sappiano tirare bene e presto. O guai. Per Frank? Per chi dico io. Ma se qualcuno di voi ha un debole per i quattrini, sappia che il signor McCoy intende raddoppiare il premio per chi fa centro. $10,000. E adesso allineatevi lungo il banco che io vi veda. Siamo pronti. Tu, e anche tu, Bill, da questa parte. Tu, e tu. Charlie, sei un buon tiratore. Non mi persuade, che gli manca a quello lì? Nulla che io sappia. Allora prendiamolo. Va bene, e tu? E quei due? Va benissimo, sta a lei decidere. Dunque, voi alzate la mano destra e giurate. Un po' più su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
una caccia alla luna. Per quanti uomini abbia, non riuscirai a entrare in città, e tantomeno qui dentro. Oh, non è che una montatura. Bene, sono le 12 e non si vede nulla. Specie di... Non l'ho fatto apposta, sono nervoso, ecco tutto. Frank vi dava tempo fino alle 12 per liberare Jesse, ma se per quell'ora non era fuori... E Jesse? Lo faccio smettere! Lo faccio, ma non servirà a nulla. Non c'è più dubbio che Frank verrà ormai. Oh. E Jesse lo sente. Sono così quei due ragazzi. Capiti quel che capiti. Fuoco, alluvione, io quell'individuo domani lo faccio licenziare. Maggiore, maggiore, l'han preso. Frank? Sì, l'han preso su nel bosco. Chi? Chi l'ha preso? Due degli uomini. Ah, quegli sconci maledetti dannati poliziotti. Roy! Sì, signore. Ah, volevo ringraziare il giovanotto per aver risolto il nostro problema più grave. Portatelo di là. Quanto mi dispiace, Frank. Hai pistole addosso? Le ho io. Questa proprio non me l'aspettavo. Vieni, figliolo. Frank. Mi rincresce. Non se la prenda. Tu capisci che la colpa non è mia. Voglio che tu e Jesse sappiate che l'onore e il merito per questa vittoria della legge e dell'ordine va al signor McCoy. Lo sappiamo. Ha finito, maresciallo? Ho finito, grazie. Allora se ne vada via di qui. Vada fuori e ci resti. Quale ufficiale di polizia il suo atteggiamento è abominevole e stia pur certo che lo riferirò al governatore. Intende che non devo venire domani sera? Né domani sera né mai più. È ufficiale questo? Sì. Mi rincresce, Will, non volevamo metterti nei pasticci. Non ci pensare. Se non mi sbaglio, nei pasticci ci si metterà molta gente stanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte, maresciallo. Ti credi molto furbo, tu? Non avrebbe dovuto farlo, signor McCoy. No. Non doveva ingannare Jesse e me quando ci fidavamo. Doveva mantenere la promessa. Come tu hai tenuto la tua? Scusi? Hai detto che avresti portato via di qui Jesse. E lo farò. Ehi, Jesse! Sei tu, Frank? Sono io. Come stai? Faccia di corno. Me la passo benone, Frank. E sarà contento di vederti. Chiudi la porta, Tom. Soldati! State buoni, ragazzi. Scioglimi. E voi zitti, capito? Non vogliamo uccidere nessuno se è possibile, ma il primo che strilla... Non avete che da tenere le mani in alto e il becco chiuso. E nessuno vi farà niente. Non crediate di potervela cavare così. Lo sapevo e ve l'avevo detto. Giù a terra. A terra siete morti. Che è successo? Il signor McCoy ha avuto la gentilezza di scegliere Tom e Hank. Apposta? Credo che l'abbia fatto perché è troppo stupido. Ma che cosa fanno? Uomini seri che giocano per terra? Hai ragione. Hanno voluto fare così? Te la ricordi? Te la ricordi? No. Non uccidetemi. No. Non così. Però ti farò morire di disperazione. Su, mastica. Senti il sapore e inghiotti. Mastica!
Tu mi sembri un uomo di un certo buon senso. Dimmi quello che devo fare. Ti conviene o ti riempio il sedere di piombo? Non hai che da comandarmi. Dagli un bicchiere d'acqua per mandarla giù quando ce ne siamo andati. Siete tutti pronti? Tu vada a spalancare la porta quando te lo dico e a levarti di mezzo. Non domando di meglio io che levarmi di mezzo. E ora andiamo. Tirate qualche fucilata nell'uscire per scherzo. Siete pronti? Aprila. Fermateli! Fermateli! Presto! Presto! Arrestateli! 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 Andiamo! Tutti! Addio, zio Fulvio. Addio, cara. Non ti do torto. Jesse è stato leale. Ha mantenuto la parola. E ora tocca a te fare altrettanto. E stagli vicino, Gioia, perché sei tu la sua unica speranza. Stai tranquillo, zio. Signorina, abbiamo preso tutto? Credo di sì, Pinky. Bene. Addio, zio Furio. Addio, mia cara. Andiamo. Vieni, caro, dobbiamo andare come il vento. Credo che questo gli darà da fare per un po' di tempo. Tesoro. Cara. Oh, tesoro. Amore. Lascia che ti guardi. Ti piacciono le tende? Sono le più carine che ho visto. Le ho fatte io. Com'è bello qui. Non m'ero mai sognato di avere una casa come questa. L'ho fatto io. Dio benedica la nostra casa. Ah, è più bello di quello che si compra nei negozi. La cornice è un amore. Oh, è Pinky che l'ha fatta. Un bel lavoro. Grazie, signor Jesse. Ah, è un amore questa casa. Non so dirti quanto sia orgoglioso di te. Signora. Buonasera. Cercavo la casa dei Wilson.
Sa dirmi dov'è? Circa 2 chilometri più in giù. Grazie, signora. Più? Partiamo. Sì, signore. Jesse. Partiamo, andiamo via. Ma era solo un contadino. E come lo sai? Come sta, dottore? È debole ancora, ma è naturale. Lei è amico di suo marito? Sì, credo di esserlo. Non sa dove sia? È sempre in viaggio. Commerciante? Sì, qualcosa del genere. Gli dica da parte mia che un marito che non sente il dovere di stare vicino alla moglie in un caso simile non può essere che un poco di buono. Non posso che darle ragione. Vada pure su, ma non si trattenga. Caro, è il cosetto più dannatamente carino che io abbia mai... Senti, mia cara, non è colpa di Jesse se non è ancora qui. Sono certo che sarà stato trattenuto, ecco. Non mi importa. Su, su, cara, non devi prendertela poi così... Sono stanca di pensare. È sempre questa la nostra vita. Siamo come animali, animali in trappola. Si scappa, ci si nasconde, si trema ad uscire. Giorno e notte rintanati, terrorizzati da un'ombra sul muro, da un passo nella strada, da una porta che si apre. Quando lui non c'è è peggio. Non faccio che pensare, sarà ferito, finito in un burrone sui monti. Forse è già morto. Oh, zio Furio, voglio tornare a casa. Sei a casa, sì. Questa è casa tua. Tua e di Jesse. No, voglio tornare a casa con te, zio. A Liberty. Mi ci porti? Ma cara, io... Oh, accidenti. Ma Jesse ha promesso... Sì, lo so. E prima io gli credevo. Ma non cambierà mai. Jesse sarà un bandito tutta la vita. Adesso lo so. È indomabile. È come un cavallo che non si tiene. È selvatico ormai. E né tu, né io, né lui, né altri possiamo far nulla per cambiarlo. Per questo ieri notte volevo morire. Ho pregato, pregato di morire. Ho pregato che anche il mio bambino potesse morire con me. Tesoro mio, un bambino non intendeva questo. Oh, piccolino mio, no, no, non volevo dire questo, no. Su, stai tranquilla, cara. Ecco, io ti porto a casa. Ehi,
Vicky. Buongiorno, signor sì. Jesse. Signor Jesse, c'è. È andata via. Via? E dove? Lei è il bambino. Il bambino? Sì, signore. E dimmi, stanno bene? Sì, signore, stanno bene tutti e due. Ma lei è andata via. Il maggiore è venuto e li ha portati a Liberty. Questa è la lettera che mi ha detto di darle. Tentato di farcela, ma mi hanno trattenuto, mi hanno inseguito e... Lo hai visto? Signor Jesse, è il più bel cucciolo che abbia mai visto. Strillava e urlava da rompere le orecchie. Non ho mai visto un bambino che strilla così. E gli occhi di che colore li ha? Blu, due begli occhioni blu che ti guardano fisso. E somiglia a sì? Somiglia a lei. No. È il suo ritratto preciso. Oh, questa è bella. Eccetto che è calvo come una palla da biliardo. Vi assicuro, signor Jesse, è proprio un amore di ragazzino. Ma no, vada avanti. Strilla e agita le braccine. Ma guarda, siamo tutti fieri di quel pupo. Sarà meglio seguirlo. Senti, Pinky, quando sono partiti? Sono partiti il lunedì. Con il treno? No, signore, con il piroccino. Ah. Non mi persuade. Prepara da mangiare, poi partiamo subito. Ma, signor Jesse... Sì? Io non so se lo farei al posto suo. No, e perché? Hanno quel signor Wright con loro. Wright? Sì, il maresciallo di polizia. È con loro. Lascia stare la cena, Pinky. Partiamo adesso. Vuole inseguirli? Sì, è subito. Come ti ha detto che era infelice? Proprio come le ho detto, signor Jesse. Ha detto che ha sempre paura e io vedevo che piangeva tanto. E poi ha detto che non ce la faceva più. Ho capito. Non posso darle torto. È quello che diceva lei. Avrà passato delle brutte giornate. Sì, signore, credo anch'io. Pinky, non vado più avanti. Non vuole più raggiungerli adesso? Ho cambiato idea. Ha ragione. Non sarà mai felice se rimane con me. Troverà la felicità senza di me. Sì, signore. Diglielo. Dille che non voglio darle più fastidio. Se può essere felice così, sarò contento. Dille questo. Sì, signore. E dille anche... Che cosa? Che non dica mai niente di me al bambino. È meglio così. Sì, signore. L'articolo di fondo sui dentisti. Sì, signore. Oltre a capo.
avere legge e ordine nel West, dobbiamo per prima cosa prendere tutti i dentisti. Aiuto! Aiuto! Soccorso! Salvatemi! Chiama Charlie Cole. Aiuto! Cani rognosi. Aiuto! Soccorso! Aiuto! Chi mi salva da questo mostro infernale? Aiuto! Oh, smettetela, voi altri due, smettete! Ma io... Smettete! Basta! È peggio lui del bambino. Ah, sono così simpatici. Quanti anni ha? Giusto 5. Dice davvero? Il mio ne ha quasi 3. Ah, un momentino. Ecco, permette che ne prenda uno. Sì, sì. Di grazie, signore. Grazie, signore. Prego, prego. Splendido, bambino. Grazie. Vieni. È lei l'editore? Sì, sono io. In che posso servirla, amico? Vorrei pubblicare questo annuncio nel prossimo numero. Giorgio Remington, compagnia di colori Remington, Philadelphia. Ora all'albergo Dixie Belle. E quanto è? Oh, credo che ci vorrà circa un dollaro, signor Remington. Eccolo qua. Grazie. Tante grazie a lei. Buongiorno. Arrivederci. Roy! Dica. Scrivi. A proposito, il famoso Jesse James non è originario di queste parti. Sicuro? Perché? Allora immagino che protesterete contro l'amnistia che ha offerto il governo, non è vero? Che amnistia ha offerto? Non ha sentito? No. Le dico che è una vergogna. A Jefferson City l'altro giorno un mio amico banchiere me ne stava parlando. Il governo ha promesso l'amnistia. Condono completo a chiunque della banda James ucciderà Jesse e questo oltre alla taglia. Lei ne è ben sicuro? Positivamente. In tal caso il governo è complice del delitto. Appunto quello che dico io. Quei lurdi sporchi maledetti. Grazie. Grazie per la notizia. Alle pare, non c'è di che. Faccio giusto in tempo a pubblicarlo in questo numero. Sì. Con un articolo di fondo. Sì, non dar retta a quello lì. Avrà capito a rovescio. Non importa. Non mi importa più. Oramai è finita. Vai. Hai cominciato l'articolo sui dentisti? Sì, signore. Bene, cambialo dai dentisti al governo e fallo uguale a quello di lunedì scorso sui ladri di cavalli. Ma invece contro il governo. Buongiorno. Bella giornata, vero? Non voglio comprare niente. Ma io non vendo niente. Lei è la moglie di Bob Ford, vero? Sono la signora Ford, ma se si tratta di mio marito, io non so niente. Non lo vedo da mesi. Se n'è andato coi James e da allora non si è più né visto né sentito. Ma non è lui che cerco, signora, è lei. Ieri ho preso questo giornale a Liberty. Ci sono delle notizie che possono interessarle. Ecco il mio biglietto. Ecco qua. Più? Che cos'è? Sai bene che non so leggere. Che c'è scritto? Beh? La banca di Northfield è la banca più forte di tutto il Minnesota. Ed è a nostra disposizione. Hanno 50.000 dollari d'oro in cassaforte e noi non abbiamo che andarci con le pale e servirci. Ed è quello che intendo fare. Allora? Allora, beh, a dirti la verità, Jesse... Cosa? Ecco. Ma cos'è questa storia? È più di un mese che le cose qui non mi persuadono. Che è successo? Ecco, a dirti la verità, Jesse,
Non sappiamo se questa idea ci piace o no. In primo luogo, quella banca è maledettamente forte. E poi è lontana. E poi... So parla! Beh, io ne ho parlato con gli altri ragazzi. E... tu stai tentando dei colpi che non ci piacciono. Io non sono un vigliacco. Ma tu ci hai messo in certi pasticci da levare addirittura il fiato. Stai correndo troppi rischi. Zitto tu, continua. Sappiamo tutti che hai i tuoi guai. Lascia andare. Forse te ne infischi di rimetterci la pelle o meno. Noi tutti abbiamo stima e rispetto per te, Jesse, e tu lo sai bene. Ma a vederti certe volte si direbbe che tu hai in mente di suicidarti. Chi credi d'essere tu? Sta a sentire, Jesse. Dai, spara! Sicché ne hai parlato con gli altri, eh? E chi sei tu? Il capo di questa banda? Chi ha la responsabilità? Tu, io o qualche altro? Te lo dico io se non lo sai, lo io. Comando io, è chiaro? E vado anche al palazzo del governatore, se mi va. Ne avete parlato voi altri, eh? Senza di me. Non mi piace il sistema. E non intendo che si faccia così. Ma se è questo che volete... siete padroni di parlarne ancora, fra di voi. Ma fuori, e non qui. Uscite adesso. Senti un po', Jesse. Sì, vattene anche tu. Va a parlare con i tuoi pari. Credi che abbia bisogno di te? E degli altri? Credi che non troverai mille uomini decisi a mettersi con Jesse James? Se lo credi, ti sbagli. Ed ora fuori! Mi sembra che stia diventando matto. Diventa ogni giorno peggio. Me la pagherà cara, dovessi rimetterci la pelle. Aspettatevi giù al ruscello, voglio tentare di parlarvi. Prima di tutto, Jesse, mettiti bene in mente che non ho paura di te e non ho paura delle tue pistole. Sicché se ti viene voglia di sparare, prendi le tue pistole ed io prendo le mie. Sei venuto per dirmi questo? No, questo te lo dico perché tu non abbia rimorsi di coscienza dopo. Va bene. Quello che sono voluto a dirti è che sei un porco. Vuoi sparare? Va avanti. Sei cattivo, Jesse, e diventi più cattivo ogni giorno. Non so se sei impazzito o no, ma mi sembra a volte di sì. Da quando hai lasciato la tua casa non sei più stato lo stesso. Innanzitutto non c'è denaro al mondo che valga i rischi che tu ci hai fatto correre in questi ultimi anni. E poi, se tu avessi la testa a posto, non schiaffeggeresti un vecchio amico come Tom, che è lento a sparare. Quindi o sei impazzito o sei un porco. Adesso piglia e spara, se ne hai voglia. Va avanti. Sei il mio fratello piccolo, Jesse, e io ti voglio bene. Ma non è una ragione perché tu voglia far ammazzare noi e te stesso. Capisco quanto hai sofferto dopo la nascita del bambino. E so che non ti piace che ti si parli così. Ma devi darmi retta, Jesse, altrimenti andremo tutti a finire male. Bisognava che te lo dicessi prima che fosse troppo tardi. E adesso, che cosa vuoi fare? Mi dispiace, Frank. Vuoi che vada a chiamarli? Lo puoi. Sicuro che posso. Frank. Eh? Ti ringrazio. Non c'è di che. Jesse. Bob. Sono io. Entra. Dove sono gli altri? Torneranno fra poco.
Che ti succede? Niente. Siediti. Non mi succede niente. Sono stato a trovare mia moglie. Lo so. Ciao, Bob. Ciao, ragazzi. Ciao, Bob. Scusami. Non fa niente, Jesse. Ho capito. Veniamo con te per quella parte. Bene. Ci mettiamo in moto all'alba. Sono 400 chilometri. Dovremmo esserci per venerdì. Passeremo la notte fuori dalla città e assaliremo la banca sabato verso mezzogiorno. E se son ricchi, come mi han detto, andremo tutti in pensione. Siete d'accordo? Bene. Bene. Molto bene. Grazie, non c'è di che. Mr. Leyworth? Da quella parte, signore. Grazie. Mr. Leyworth? Sì. Permette. Oh, lieto di conoscerla. Posso esserle utile? Prima legga qua. Che significa? È la banda James. Sono diretti qui. Qui? La banda James? Mm-hmm. La banda James? Che rubare la banca? Appunto. Gesù mio, misericordia, sono rovinato. Si prenderanno tutto. Ci sono $50,000. Zitto, zitto, stia tranquillo. Non vede? Ci sono io. Sì, mamma. Oh, cugino Berto. Ah, oh, cugino Borega. Ciao, cugino, come stai? Ma che combinazione. Oh, non ci si vedeva da molto tempo, vero? Vieni dentro la banca con me, devo cambiare del denaro. Come sta, zia Marilu? E i gemelli? Cambia questo, per favore. Prendi il denaro dalla cassaforte, un momento. Maledizione, andiamo!
prendermi, forza Tom, è inutile. Porca Jesse! Dobbiamo tenere duro, figliolo. Reggiti, reggiti forte, Jesse. Non c'è altro modo di cavarsela. Stai solido. Via! Presto, deve essere qui sotto. Degli 8 banditi che avevano tentato di assalire la banca, 2 sono morti e 4 sono stati arrestati. Ma dei 2 capi non si hanno notizie. Dalle segnalazioni avute si pensa che Frank James abbia potuto mettersi in salvo. Ma di Jesse James non abbiamo alcuna notizia. Si suppone che egli sia annegato. Ma se è fuggito, si crede che sia gravemente ferito e in brutte condizioni. Quella sconcia maledetta, dannata polizia! Roy! Sì, signore! Voglio fare subito un articolo di fondo! Se è fuggito. Tu devi smetterla, sì. Lo devi. Lo so. Non è più il Jesse che tu hai amato. Quello è finito, finito da tanto tempo. Con l'altro ero amico anch'io, ma con questo, questo è cattivo, se potessi. Beh, mai mi ricapita. Se è fuggito. Ma non capisci, sì, è una canaglia. Te lo dissi già un'altra volta, se ci si lascia andare così, non ci si riprende. Non è più un eroe che lotta contro l'ingiustizia, è una belva. Non puoi amarlo, nessuno lo può. No. A tutti i suoi amici ha fatto del male. E senza i suoi uomini non ha più nessuno. Non un amico al mondo. Hai ragione, è vero. Non ha un amico al mondo.
arrivati. Grazie. E non fiatare. Grazie, tante grazie. Gliela fai da solo? Sì. Devo aiutarti? No, 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 va. Avanti. Aru? Povero caro amore, mio povero amore ferito. Sì, sei proprio tu. Lo sapevo che saresti venuto qui. Perciò sono venuta io. Perché t'aspettavo. Sono a pezzi. Ma io ti guarirò. Vedrai. Jesse? Presto, Pinky, presto. Papà, sai. Figlio mio. Oh, mamma! Papà si è fatto male, caro, ma ora guarirà. Chi l'avrebbe detto? Straordinario. Non trovi che è grande per la sua età? Non sa ancora niente di me? No, non ancora. Sì. Dimmi, è troppo tardi. Possiamo ancora andar via? In California? No, non è troppo tardi. Partiremo appena ti sarai rimesso. Pinky è andato a cercare il dottore, sai? Oh, Jesse, ti amo tanto. Jesse, ma non devi fare degli sforzi. Ma va, sto bene. Ci pensa Pinky a questo, amore mio? Sì. Sei felice? E tu no.
Oh, caro, se potessimo partire oggi, in questo momento. Niente ce lo impedisce. Spero di no. Ma ho paura, Jesse. Avrò sempre tanta paura finché staremo qui. Finché non saremo in California. Sì, ma non avremo denaro, vada bene. Quel denaro che ho nascosto... No, non voglio che tu ne parli mai più. Ne avremo dell'altro, di cui non dovremo vergognarci. Ma io non mi vergognavo. Ora basta, hai capito? Signor Auer? Sì? Ci sono due signori che la cercano. Che cosa vogliono? Lei li conosce. E cosa ha fatto? Ciao, Bob, come stai? Io sto bene, grazie. Tu piuttosto, Jesse? Beh, ancora un po' di piombo in corpo, ma non mi dà fastidio. Questo è mio fratello Carlo. Ciao, Carlo, piacere. Ciao. Oh, Pinky, dica, signore. Sì, signore. Sì. Bob, devi aver fatto un lungo viaggio. Fa caldo. Sono scappato. Gliel'ho fatto in barba. Io e altri due che non conosci siamo saltati in un fosso. La chiesa è tutto dov'ero? Ho visto Frank. Ci manda lui. È per questo che siamo venuti. Dov'è Frank? Come sta? Sta bene. È sui monti. Ma ha detto che vuole tornare giù. Per questo ci ha mandati da te. Jesse! Ci metti ancora molto. Ti ricordi di Bob Ford, vero? Questo è il suo fratello Carlo. Buongiorno, signora. Ci metti ancora molto. Sta tranquilla, non ti agitare. Verrò su fra due minuti. Frank voleva che ti dicessi di incontrarlo se ti sei rimesso in salute. È per la banca di plata. No. Io vado in California. Frank ci tiene molto. Mi ricresce, ma ora ho deciso. Non ci sono gendarmi in città e devono pagare i contadini il 7 di questo mese. Frank ha tre uomini che sanno quel che fanno. Lui dice che sarà una cosa facilissima. Se tu hai tanto denaro da andartene in California, non è neanche il caso di pensarci. Ma se hai bisogno di quattrini, allora... No, non ho tanto denaro. Anzi, non ne ho affatto. Che altro ha detto Frank? Che è il più bel colpo che potesse capitarci. Non ci vorrà che un giorno per spiegare la cosa. E poi se vuoi andartene avrai una scorta di denaro. Ne ho maledettamente bisogno. Questa volta è come raccoglierlo per terra, vedrai. Quando dovrai incontrarlo? Ha detto subito. Papà, ti voglio dare, apri la porta. Non far scappare, ci vado di gioco. Va bene, vieni dentro, non far chiasso. Frank ha detto che ci toccherebbero 2.000 a testa. Mi farebbero proprio comodo. Papà, papà. Oh, questi bambini, scusatemi. Mi perdoni, signor James. Howard, lei vuole uscire di casa armato così? Già, ha ragione. L'abbiamo ucciso, era tutto nel gioco. Sì, ma lui è ancora piccolino, state più attenti. Si fa così se si gioca ai banditi. Se Jesse James deve morire. Io muoio, ma loro mi bucano con i bastoni. Sparate, ma non bucatemi. Boom, 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 boom. Se Jesse James, sei morto. Sono morto. Andate a casa voi.
Vestilo. Prendiamo il treno oggi. Pinky ci seguirà col resto del bagaglio. Sei contenta? Sia lodato Dio, Jesse. Mi rincresce, Bob. Dì a Frank che non posso, ma che scriverò dalla California. Vuol dire che non viene con noi? Eh già. Beh, ma Frank cosa dirà? Non ha importanza quello che dice. Io non ci vengo e con questo l'argomento è chiuso. Addio, Bob. Mi dispiace che tu sia arrivato fin qua su per niente. Ma che diremo a Frank? Digli che farebbe bene a raggiungermi mentre è ancora in tempo. Oh, signor Howard, è spuntato il dì che andiamo in California. Ah, sì. Che posso fare per aiutarti? Stacca quello. Ah, quello senz'altro. Sì. Amore mio, è spuntato il dì che andiamo in California, vero? Vogliamo negarlo. Jesse era un fuorilegge, un bandito, un criminale. Anche quelli che gli volevano bene non hanno niente da dire. Ma non ce ne vergogniamo. E non so perché, ma credo che neanche l'America si vergogni di Jesse James. Forse perché era audace e ardito, come tutti noi vorremmo essere qualche volta. Forse perché ci rendiamo conto che la colpa non era tutta sua, ma che era il prodotto dell'ingiustizia del suo paese. Forse perché per 10 anni ha preso in giro il governo. O perché faceva sempre bene quello che faceva. Io non lo so. Io so soltanto che egli era uno dei più maledetti, dannati, infernali bravacci, ma anche il più generoso che sia mai vissuto nel territorio degli Stati Uniti d'America. Per affettuoso ricordo di Jesse Woodson James, morto il 3 aprile 1882, all'età di 34 anni, 6 mesi, 28 giorni. Assassinato da un vigliacco traditore, il cui nome non è degno di apparire qui.